Tutto questo ambaradam di cose è una cosa ingestibile. Di conseguenza, cosa succede? Che si chiederà al negoziante di andarsi a prendere la roba, così come fanno adesso i tabaccai che vanno loro al deposito fiscale a prendersi la roba. Il camion vada dal produttore di tabacco al deposito fiscale, scortato dalla polizia perché ha su qualche milione di euro di roba, no? In genere sono quei camion arancioni che vediamo ogni tanto circolare per le strade con dietro le pattuglie. Allora, cosa succede? Nel momento in cui tu devi ricevere le persone per dargli della roba e hai un deposito fiscale, no? Devi attrezzare anche tutta l'area esterna, cancelli e area ricevimento clienti in un modo ben specifico. Questi sono altri costi che si vanno ad aggiungere a quelli che ci sono già, diciamo, per strutturare un magazzino come magazzino fiscale. Quindi praticamente mi stai dicendo che le 100 euro per vendere il prodotto da 10 non bastano più, perché Bisogna, bisogna aggiungere anche questi costi. bisogna vedere, potrebbero non bastare. Io adesso Ma potrebbero anche non soprattutto mi bastare. stai dicendo un'altra cosa, che un imprenditore come me che ha creato una rete di vendita con 80 punti vendita in tutta Italia, da Torino alla Sicilia, è destinato a chiudere. Perché Ma non se solo. ogni negoziante deve andare ad acquistare personalmente, mi spiego come possa venire uno da Messina a comprarsi le sigarette da me. Assolutamente, ma non solo. Appunto, te e tanti altri, ripeto, io sono andato l'altra settimana a visitare la Banz e ti dico, vanno giù delle cose, ma non per altro, cioè, ti dico solo una cosa, no? Mi faceva vedere Filippo. Mi diceva, vedi questa macchina per riscatolare i boccettini? Cioè io un anno potevo comprarmi, adesso non dico cosa perché sono affari suoi, no? Poteva comprarsi per dire una macchina, un'altra cosa, e ho deciso invece di comprare questa roba qua per la produzione, no? Quindi gente che non ci sono, in Italia ci sono tanti investitori, tante persone che non fanno come invece succede in altre realtà, dove prendono i soldi e invece che reinvestirli in quello che è il lavoro, se li vanno a sputtanare in qualche isoletta con qualche donzella che gli sventola con le foglie di palma e gli fa vento. C'è gente che usa i soldi e li reinveste e li ha reinvestiti in passato spendendo parecchi, parecchi, parecchi soldi in un'attività che ha dato lavoro e che ha generato ricchezza. Tutta questa gente dovrà andare via, cioè Nel non ce la pochissimo farà. piccolo abbiamo comunque, almeno io, nel Esatto, mio esatto. ho investito tutto quello che ho guadagnato nel mio Esatto, piccolo. proporzionatamente tutti siamo La nella stessa stessa cosa barca. vale per me. Tutti, per tutti. Daniele, tu mi hai dato una nuova idea. Siccome io mi chiamo Massimo Donzella, vorrà dire che andrò a sventolare qualcuno sulla spiaggia. Non ti ci vedo molto bene, però, sai. No, sono anche io. Possiamo Però provarci questo tutti e lavoro lo tre. dobbiamo fare perché Abbiamo tre look diversi. se non sbaglia ne abbiamo 28-12 Siamo un po' alle strette. e non sapevamo cosa dobbiamo fare dal 1° gennaio qua. Allora, un altro aspetto che vorrei chiedere al legislatore è questo. Dato che commercializzo il prodotto anche in Spagna e ho costruito una rete di vendita in Spagna, essendo italiano con sede legale in Italia e non volendo in nessun caso costituirmi come deposito fiscale, perché secondo me il mercato in Italia è morto, perché quando vado a proporre un articolo da 10 euro a 100 euro nessuno me lo compra, vorrei almeno continuare a lavorare con il mercato spagnolo, dove ho già diversi punti vendita e devo spedire del materiale. Qualcuno sa spiegarmi se l'Agenzia delle Dogane, nel momento in cui io ordino gli articoli dalle fabbriche, mi sdogana la merce, non essendo un deposito fiscale? Io penso proprio di no. Non lo so, non lo Quindi so. cosa vuol dire? Che sono destinato a prendere la mia famiglia e spostarmi in Spagna o da qualunque altra parte del mondo? Guarda, colgo l'occasione per ringraziare la gestione politica di questa faccenda in generale, perché complimenti, siete riusciti a fare un decreto inattuabile che non è nemmeno comprensibile. Cioè noi non sappiamo, noi 15.000, parlo per tutti perché so che tutti la pensano così,
grazie ai social network e vari forum. Nessuno di noi operatori nel settore, né chi ha come me il negozio singolo come Casali, né chi ha 15, 30, 80, 100 negozi come questo signore qui che è venuto gentilmente oggi a portarci parola, nessuno di noi sa ancora cosa dobbiamo fare. Quindi complimenti, perché grazie, veramente avete fatto una legge che non si capisce, non ha nessun senso. Soprattutto nonostante tutte le richieste formulate anche personalmente dalle associazioni all'ANPS di Roma, al 28 dicembre non abbiamo ancora ricevuto nessuna risposta scritta. Noi diamo per sottinteso che i negozi possano continuare a vendere tutta la merce a magazzino acquistata prima del 31-12, cioè il giorno precedente all'entrata in vigore della tassa. Ma voi l'avete letto da qualche parte? No, non l'ho letto da nessuna parte. A me è stato riferito così quando ho telefonato all'AMS di Roma, no? Però mi è stato riferito telefonicamente. E visto che sappiamo che ultimamente il legislatore... Prendiamo questa figura legislatore generale, così non ci arrestano il giorno dopo che uscirà il video, un po' schizofrenico, perché decreta divieti, poi li toglie, poi li rimette, poi li ritoglie, poi li rimette, non si capisce che cosa fare. Io avevo l'idea di aprire un ferramenta che vendeva tubi idraulici, no? E leggermente modificati eventualmente per altre cose, però è un'idea balzana, perché insomma queste sono tutte prese per il culo, che stiamo facendo per far capire quanto è assurda la roba, visto che è poco logica, ma visto che si vuole andare per forza a mettere le zampacce sopra una cosa che non compete semplicemente perché non è un'invenzione loro, allora in qualche modo, volente o nolente, ormai la situazione è che c'è una prepotenza nei confronti di certe situazioni dove si può fare quello che si vuole impunemente, e quindi cancellare una categoria lavoratrice così come se non fosse mai esistita. Oltretutto io faccio un paragone ogni tanto ultimamente, no? Dico anche il discorso della copertura, ma scusa, tu mi vieni a cercare la copertura a me perché? Questo discorso della copertura finanziaria è come se io vendessi delle pentole, no? Delle pentole che io vendo a un tot, delle pentole di una certa qualità. Jimmy fa delle pentole diverse, no? E lui ne vende la sua quantità. Io vendo, per dire, invece che 100.000 euro di pentole all'anno, da quando Jimmy entra sul mercato, io ne vendo 80.000 euro. Allora cosa faccio io? Vado da Jimmy e gli dico: oh, adesso tu mi devi dare 20.000 euro di pentole che io non ho venduto? Mi sembra una roba assurda. No? Trovati una cazzo di pentola nuova da vendere anche te. Cioè, scusate, questo discorso non vi ricorda qualcosa? Zio Totò? Soprattutto al sud. Zio Totò? Beh, diciamo che quando un imprenditore investe in una determinata zona dell'Italia, a un certo punto, quando si ritrova ad avere un discreto successo, qualcuno va a bussare alla sua porta per chiedere qualcosa. Ma qui non si chiama Stato. Mafia. È un discorso che non sta né in cielo né in terra. Da parte loro dovrebbero complimentarsi con noi, perché nel giro di 2 anni siamo riusciti a costruire una rete capillare su tutto il territorio nazionale e portare la sigaretta elettronica in casa degli italiani, quando nessuno conosceva il prodotto. Quindi dovremmo ricevere un premio per il lavoro che abbiamo fatto. Abbiamo dato lavoro a 6.000 persone che erano disoccupate fino al giorno prima. Di più. E nessuno ci dice grazie per quello che abbiamo fatto. Io, come io ribadisco sempre, io ho circa 20 anni. Penso di essere uno dei più giovani che ha aperto un'attività nella mia provincia quest'anno, cioè l'anno scorso, e io penso che in una situazione socio-politica come la nostra che abbiamo in Italia in questo momento, il legislatore non dovrebbe fare altro che baciarsi i gomiti e venirci a ringraziare per quello che sta facendo, per quello che ha
abbiamo aperto, se voi vi ricordate, fino a un paio di anni fa, sembravamo Beirut, con tutte le serrande abbassate, negozi chiusi, perché l'economia non permetteva di sostenere i locali. Noi li abbiamo riaperti, abbiamo dato vigore all'economia italiana, abbiamo dato lustro alle nostre città che sembravano abbandonate. E adesso vogliono rifarci chiudere tutti. E soprattutto in tutte queste aziende ci sono anche tante aziende di produzione che, ricordiamolo sempre, stanno producendo e vendendo all'estero enormi quantità di materiale. Ma quindi per quello che ci ho detto si escono enorme. Per il principio, prima, se io stesso per poter continuare a fare il lavoro che a me piace, cioè commercializzare questo prodotto, sarò costretto a trasferirmi in Spagna, mi chiedo perché le società italiane che producono liquidi in Italia debbano continuare a stare in Italia, per lo stesso tipo di discorso. Come fanno dovrebbero avere due magazzini, un magazzino per la produzione a deposito fiscale destinata al mercato italiano, e l'altro per quello straniero, perché ricordiamo che la tassa entrerà in vigore solo in Italia, mentre il resto d'Europa continuerà a non averla. Io che produco, come faccio a distinguere il prodotto destinato all'estero e il prodotto destinato in Italia? Vuol dire far crescere notevolmente i costi di produzione di queste società italiane, e vuol dire anche penalizzarle, perché si troveranno a competere con società europee che faranno lo stesso prodotto con molti saranno sul mercato ad un prezzo inferiore. Non quindi solo le aziende italiane o falliscono o vanno all'estero. Un paio di cose. Una è il discorso dell'indotto, di cui si parla poco. Io ho sentito dei produttori che mi hanno detto: la mia tipografia che mi stampa i bugiardini è praticamente per due terzi ancora in attività, perché stampa i bugiardini a me, perché se no a quattro operai tre li avrebbe dovuti lasciare a casa, perché mi stampa 100.000 bugiardini al mese, quello che è, no? E gli do un tot di lavoro, bugiardini, scatoline, corrieri, pubblicità che vengono fatte sui giornali, sui siti, eccetera eccetera. Tutto l'indotto è enorme, una cosa. Seconda cosa, a proposito del discorso del tu negoziante potrai vendere tutto lo stock che hai a magazzino nel 2013 anche nel 2014, perfetto. Però che cosa andrà a succedere, visto che hanno voluto fare una legge assurda che non ha neanche una normativa transitoria? Succederà che se io sono stato capace finanziariamente di approvvigionarmi di merce da vendere fino a marzo, andrò avanti fino a marzo, chi fino a giugno, chi fino a luglio, a seconda delle finanze del negozio, di quello che ha, i passi che ha voluto fare per potersi approvvigionare di roba, ognuno di noi avrà un tempo di vita ancora con il vecchio prezzo che si spalmerà lungo tutto il 2014 per tutti i negozi, avranno tutti dei tempi diversi. Questo cosa causerà? Causerà semplicemente questo fatto, che ci sarà un momento in cui io avrò una batteria ego che costerà, a seconda dell'ipotesi, 70, 80, 100 euro, e l'altro di fianco, magari che ha fatto più scorte di me, avrà la batteria ego che costerà ancora 20 euro. Di conseguenza, ma soprattutto troverai quello che venderà la luce a LED a 19. Vabbè, sì, certo.